Ciao a tutti ragazzi, noi siamo The Two e Brothers. quest'oggi faremo un nuovo video in cui un'altra challenge Questa challenge comprende che praticamente noi abbiamo scritto una parola e in più vicino sono delle parole collegate, tipo il gioco dell'eredità che fa la Carlo ghigliottina. Conti, o faremo la ghigliottina. Solo che lì, se non sbaglio, sono sette parole che Però quella ne ha fatte insieme, tre. però non le abbiamo fatte tre perché prendendolo più facile Anzi, più difficile e perché così. te fate più difficile, scusate, e poi per rendere anche più breve il video perché sennò non so che vi scocciate. Beh, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Allora ragazzi, Abbiamo deciso di essere inizierà io. Luciano e Allora, ti dico queste tre parole: volo, nuvole e cielo. Devi indovinare la parola che è collegata tra queste tre. Allora, volano gli uccelli, gli aerei, gli elicotteri, queste cose qui. In cielo, però penso che gli uccelli già li tolgo perché non è proprio in cielo, cioè sì, stare in alto però. Nuvole, penso aereo perché sarà l'altezza delle nuvole, quindi aereo. L'aereo. Sì, adesso toccherà a me, dico le prime parole, ok, Aspetta un questa attimo. qui, allora Ragazzi, io... eccolo qui. Non so se ce l'ho. Come potete vedere è aereo. Passiamo subito con Gabriele. Allora ragazzi, io ho fatto due semplici e una proprio semplicissima che è questa, che se dico solamente la prima parola già capite. Allora, la prima parola è diario, la seconda è The Two Brothers e l'ultima è Kung Fu. Ok, Panda. adesso volevo farvi vedere perché ho detto diario. Allora, ho scelto di dire diario perché ho appena comprato un diario con il panda, proprio perché è riferito alla nostra intro. E quindi ci tenevo a farlo. Beh, Adesso ragazzi, tocca a Lucia. Ragazzi, tocca a me. come dobbiamo vedere la parola panda, e passiamo alla seconda mano. Allora, ragazzi, Vai. toccherà a me fare la seconda manche, ovviamente. Ricordate, nel punteggio siamo uno pari. Adesso è. Allora, le tre parole sono: Chiara, tramonto, Ermalmeta. Chiara tra... l'alba. Ok. Alba. Allora, facciamo vedere subito. Raga, ecco qui. Ragazzi, adesso tocca a Luciano capire qual è la Indovinare. parola. Allora, le parole sono fast food, America e niente qualità. Facilissima. L'ultima parola, niente qualità, Non c'entra. è quella che c'entra di più. Però è difficile da capire, ma che quando la capisci ti sblocca tutto. McDonald. Sì. Ehi, andiamo 2-2, raga. La Raga, parola eccola qui la parola. McDonald's Adesso toccherà a che fa Gabriele. per... Allora, ragazzi, la parola è latte, zucca e arancio. Latte, zucca, È facilissimo, ragazzi. ma con la zucca e con l'arancio, con la zucca, ma latte. Facilissimo. Sì, boh. Non lo so. Pensa. Latte, arancione, zucca. C'è la zucca. C'entra. Latte, non ha niente in comune. Tranne l'arancione e zucca Ma non che... deve avere in comune quelle tutte e tre Sì, insieme, ma proprio la parola. insieme cosa hanno... Che parola formano? Questo è il fatto. Pensa. Non viene niente. Te Aspetta. Forse wind. rendi? No. Perché potrebbe essere tipo... Intanto ragazzi, mentre io ci penso alla parola, Entra ecco del qui il nostro nostro cane. cane, Pato si Si chiama chiama. Pato. Pato, saluta. Non siamo milanisti, però... perché è bellissimo il nome, come lui. Allora, intanto io continuo a pensare, mentre voi ammirate il nostro cane, io continuo a pensare alla parola. Ma allora, latte e zucca, che non capisco qual è Beh, raga, nel frattempo l'abbinamento. lo metto a terra perché si sta incazzando. Eccolo. Arrabbiando. Allora, può Tra darsi... Allora, c'è anche il... l'altro, raga, mi hai preso bene i Che peli. ce vado? Questo ne è uno. Allora, ragazzi,
Allora, può darsi con il latte, con la zucca, che ci potrebbe essere tipo il fior di latte e il fior di zucca, ma con l'arancione È il fiore arancione. ci potrebbe stare, però la mia parola è fiore. Indovinato. Sì, Vabbè. ragazzi, adesso non posso sbagliare. Se lui sbaglia, ha perso. Ok, raga, iniziamo subito con me. Allora ragazzi, come potete vedere, la parola Pringles e questa era la parola patatine, baffone e tubo. Questa qui era facilissima come panda della prima manche. E quindi questa challenge. Quindi questa challenge è stata vinta da nessuno perché Da finì del quanto? pareggio. Però la vittoria, sia mia che sua, che ce la dobbiamo dividere, è stata donata a lui, Pato. Vabbè raga, vi diciamo che per oggi è tutto. Vi diciamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare like se vi è piaciuto questo video, di seguirci su Instagram, ovvero trattino basso, YouTube Brothers trattino Poi basso. di consigliarci giù nei commenti quali altre challenge volete, perché noi cerchiamo anche challenge innovative. E bella bro.